Buongiorno a tutti, sono Fabio Chiozzo, molti di voi mi conoscono, la stragrande maggioranza, mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale. Il mio sito internet che vi invito a visitare è www.consulenzapatrimoniale.net. Eccoci qua, due numeri, che mi è piaciuto intanto dare due numeri. Ho 45 anni, mi sono laureato in economia e commercio a Ca' Foscari a Venezia nell'anno 2000, quindi ormai 20 anni fa, e ormai sono 18 anni che sono iscritto all'albo appunto dei consulenti finanziari. L'attività mia si svolge principalmente in due punti. Il primo punto è quello di aiutare e sostenere i miei clienti nel raggiungere quelli che sono i loro obiettivi e gestire appunto quello che è il loro patrimonio e aiutarli anche nel pianificare in maniera corretta il passaggio generazionale, che è il tema un po' che affronteremo appunto questa mattina. Lo faccio dando quindi un servizio completo a 360 gradi, dove non vado a analizzare solamente quello che è l'aspetto puramente finanziario tipico della banca, ma anche l'analisi del patrimonio immobiliare, l'azienda, la protezione del valore, quindi la protezione del patrimonio attraverso appunto il passaggio nazionale, la creazione del valore con tutta una serie di operazioni di private equity, private debt, e anche ultimamente si è aggiunto anche l'aspetto arte e lusso, perché ultimamente sempre di più i clienti evoluti non hanno solo un patrimonio solo di quote di aziende, patrimonio finanziario, di immobili, ma stanno sempre inserendo di più anche altri strumenti, beni reali, non solo come oro e diamanti, ma anche oggetti artistici come quadri e oggetto appunto di valore. Non a caso da alcuni anni collaboro anche con alcune gallerie d'arte dove faccio appunto questi eventi, perché è sempre di più uno strumento che sta entrando all'interno, diciamo, dei portafogli di alcuni clienti. Lavoro in sinergia con altri professionisti, quindi dietro di me c'è una squadra di persone, tra cui il commercialista, il mio cliente amico notaio, alcuni studi legali e degli agenti immobiliari. Questo per dare un servizio completo a 360 gradi. La seconda missione, il secondo obiettivo principale è quello proprio di cercare di aumentare la consapevolezza nell'ambito soprattutto finanziario attraverso un percorso formativo e informativo. Questo perché? Perché purtroppo la cultura finanziaria in Italia è ormai siamo gli ultimi della classifica. Purtroppo rispetto a molti altri paesi, soprattutto anglosassoni, la cultura finanziaria in Italia è veramente molto molto bassa. E quindi io cerco, la risposta mia sono appunto questi salotti finanziari, quindi incontri formativi e formativi completamente gratuiti, che ovviamente fino a qualche mese fa svolgevo in sale di hotel, nelle gallerie d'arte che mi ospitavano e in alcune sale riunioni anche di commercialisti e studi di avvocati. Ovviamente, vista la situazione, io non mi fermo perché bisogna sempre trovare una soluzione e andare avanti. Sto facendo tutta una serie di incontri formativi su vari temi attraverso appunto il web, attraverso questi webinar online. Temi affrontati nel passato sono stati ad esempio il bail-in e il rischio delle banche, la gestione del patrimonio immobiliare, il passaggio generazionale, la gestione della pianificazione finanziaria, quindi la gestione del patrimonio finanziario, la gestione della previdenza e del TFR. E non ultimo anche quelle che sono le normative, importanti nel testo. Per esempio, ho fatto alcuni incontri sul tema della MiFID 2 proprio per approfondire questa normativa importante, che ha un po' cambiato anche lo scenario e il modo di lavorare di molte banche in Italia. Tema di oggi invece è appunto il passaggio generazionale. Passaggio generazionale che approfondiamo, appunto il titolo è Ieri, Oggi, Domani. Ieri, Oggi, Domani c'è anche il libro che ho scritto ancora un anno e mezzo fa, che distribuisco gratuitamente. Questo non lo trovate nelle librerie, non lo trovate su Amazon, lo regalo, è diciamo un libricino che ho scritto per riassumere in maniera chiara e semplice
quelle che sono appunto la normativa, gli aspetti principali, gli strumenti di tutela del patrimonio, il testamento e quant'altro, e in molti casi semplici e pratici. Un po' quello che cercherò di spiegarvi in questi tre quarti d'ora, 50 minuti questa mattina. Dopodiché a tutti i partecipanti comunque darò la possibilità, ti invierò via mail, visto che fisicamente non ve lo posso consegnare a mano, ma vi anticiperò via mail il PDF appunto, gratuitamente. Bene. L'agenda di oggi quindi prevede i gradi di parentela, il testamento, la tassazione in Italia e in Europa, gli strumenti per la tutela del patrimonio ed infine appunto alcuni casi, esempi pratici per rendere ancora più chiara appunto la questione. Ma prima di partire dobbiamo farci, secondo me, due semplici domande, ma secondo me molto significative e molto importanti. La prima, quanto teniamo ai nostri cari? Adesso potrei poi dire quanto teniamo i nostri congiunti, che è un po' più di moda. Intendo dire, cioè, di quelle persone che non sono vicine a noi, che noi vogliamo bene, ci teniamo, vogliamo tutelarle, o preferiamo far decidere gli altri al posto nostro di come verranno destinati i nostri averi e il nostro patrimonio? Noi possiamo proprio decidere, possiamo decidere noi o far decidere gli altri. Quando intendo gli altri, intendo l'Agenzia delle Entrate e lo Stato. Io preferisco decidere per me, di quello che è il futuro e di come verranno destinati i miei beni. Purtroppo per l'Italia non è così. La stragrande maggioranza delle successioni avvengono per successione legittima. Solo una minoranza veramente molto risicata attua scrive un testamento, quindi la successione è una successione testamentaria. Questo un po' per pigrizia, un po' per scaramanzia, perché quando si affronta questo tema gli uomini solitamente si toccano, si cerca di cambiare argomento, è un argomento che è un po' sempre stato un po' un tabù, dove la mentalità un po' trasmessa ai nostri genitori non ci ha mai fatto sì a pensare a questo tema. Quindi invece io sto cercando attraverso questo webinar fare un po' riflettere di quella che è la situazione, quali sono semplicemente gli strumenti, dopodiché uno può liberamente decidere di cosa vuole fare, come vuole fare, perché l'importante è avere gli strumenti e dopo quindi la libertà di decidere. Cosa succede se non si pianifica? Cosa succede in questi 80-90% di casi di persone che si adattano a quella che è la successione legittima e non hanno messo per iscritto come vogliono loro le cose come vanno divise? Questo crea tutta una serie di problematiche. Problematiche perché dopo molti eredi che si trovano con proprietari di parte dell'eredità si crea magari alcuni conflitti. Questi conflitti si scaturiscono in buona parte magari con semplici discussioni animate tra parenti, con altri purtroppo si scaturiscono, per la gioia degli avvocati, in causa civile, che in Italia durano mediamente circa 8 anni. E la cosa buffa è che quasi un 30% del valore dell'eredità alla fine va nelle tasche degli studi legali dell'avvocato che ha imbastito e seguito la pratica per tutti questi anni. Bene, parliamo dei gradi di parentela. Questo è un aspetto importante da spiegare perché andremo dopo a vedere la suddivisione nella testamentaria della legittima e quindi avere chiaro quello che è il grado di parentela è molto importante. Perché suddividiamo subito quello che riguarda i parenti in linea terrestre, quindi vuol dire, chiedo se qualcuno ha l'audio di toglierlo gentilmente, e la linea retta quindi sono praticamente, oltre al coniuge, i nostri genitori, i nostri nonni, e dall'altra parte quelli che sono i figli e i figli dei figli, e invece quella che è la linea collaterale, cioè i fratelli dei nostri genitori zii e i loro discendenti, quindi i cugini, i nostri fratelli e i loro discendenti, quindi i nipoti,
i fratelli dei nostri nonni, quindi i prozii, questo perché ci sarà una netta distinzione a livello successorio, ripeto, fra i parenti in linea collaterale e invece quelli in linea retta. Bene, questo è uno schema molto chiaro su quello che riguarda le quote di successione nel caso della successione legittima, quindi senza aver effettuato alcun tipo di testamento. Cosa succede? Ognuno adesso a casa sua si rivedrà, riconoscerà la propria situazione, se è solo coniuge, se è coniuge con genitore, se ha fratelli, se ha figli, in base alla propria situazione si ritroverà che esiste già determinato da legge una quota già specifica dell'eredità. Quindi facciamo un esempio classico, marito e moglie con un figlio, quindi coniuge e un figlio, bene, cosa succede? Che io manco, la moglie erediterà il 50%, il figlio erediterà l'altro 50%. Bene, se invece ho più figli, la moglie erediterà un terzo, tutti gli altri figli, che siano 2, 3, 10 o 20 figli, loro si spartiranno 2/3 dell'eredità. Se invece non ho figli e sono ad esempio sposato, coniuge e esempio i genitori, 2/3 alla moglie, 1/3 invece va ai genitori. Questo molte volte magari le persone non lo sanno o lo trascurano. Sulla seconda tabella invece, eccola qua, la successione invece con testamento. Cosa cambia? Beh, vediamo innanzitutto che la colonna fratelli e sorelle è completamente bianca. Torniamo a prima. Prima i fratelli e sorelle in alcuni casi ereditavano una quota dell'eredità con la legittima. Con la testamentaria possono essere legalmente esclusi. Invece appare una ulteriore colonna che è chiamata quota disponibile, che è molto importante perché col testamento abbiamo la possibilità di questa percentuale all'interno della quota disponibile a destinarla a chi vogliamo noi, cioè ne possiamo utilizzare questa quota per sovrappesare, aumentare già la quota o del coniuge o del figlio, che già comunque ha una quota specifica, come a destinarla a un'altra persona al di fuori dell'asse ereditario, di nostra volontà e di nostra scelta. Oggi la famiglia è molto cambiata. Noi siamo nati, parlando dei miei genitori, una famiglia tipicamente tradizionale, con un genitore, con due genitori, una mamma, un papà, mediamente uno o più figli. Invece negli anni, soprattutto negli ultimi anni, molte cose sono cambiate e bisogna tenerle in considerazione, perché abbiamo sempre più magari famiglie o di genitori, non sono vedovi ma anche divorziati con figli, famiglia lunga cioè con figli che hanno 35-40 anni che ancora vivono con i genitori, ma soprattutto sempre di più famiglie allargate, dove uno dei genitori sposato ha figli, dopo anni si separa, divorzia e dopo il divorzio si risposa nuovamente e con la seconda moglie ha ulteriori figli, quindi si trovano quelli che vengono chiamati figli di primo letto e figli di secondo letto e questo crea una serie di problematiche a livello successorio, quindi è utile magari pianificarle, organizzarle e gestirle appunto in tempo e in maniera corretta, per evitare dopo discussioni e litigi tra l'ex moglie e l'attuale moglie. So che di fatto che convivono e non sono sposate, sempre più diffuse, coppie omosessuali. Coppie omosessuali che attraverso, grazie al decreto Cirenna del 2016, hanno ricevuto la qualificazione al matrimonio, quindi le unioni civili di coppie gay hanno la, attraverso appunto l'unione civile, hanno gli stessi diritti del matrimonio, quindi succede
succedono a livello, a livello di successione legittima, succedono come coniuge e soprattutto hanno la pensione di reversibilità. Cosa che invece non c'è assolutamente per quanto riguarda sulle coppie di fatto e i contratti di convivenza, dove non hanno alcun diritto successorio e non hanno alcuna reversibilità della pensione. Questo è un aspetto molto da considerare perché sono sempre più le coppie che convivono e non si rendono conto che il convivente, se non viene messo, fatto un testamento o qualcos'altro, il convivente non riceverà nulla, riceverà invece magari fratelli, sorelle e i genitori e non il convivente. Due flash, uno sul divorzio, che il divorzio produce l'effetto di scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. Scusate, mi sono imbarazzato. E quindi anche la conseguente perdita dei diritti successori. Cosa vuol dire? Che se io, coniuge, mi separo, nel momento che sono separato, finché non si attua la sentenza di divorzio, in quel lasso temporale, dal momento che sono separato alla sentenza di divorzio, comunque risulta per legge coniugato. Quindi comunque, anche se sono separato, il mio coniuge riceverà tutti quanto quello che riguarda i diritti di successione, fintanto che non c'è la sentenza di divorzio. Questo è un altro aspetto che voglio sottolineare perché molte volte le persone non lo sanno o lo trascurano. Un altro flash per quanto riguarda il regime patrimoniale della coppia, e vorrei suddividere fra quello che riguarda la comunione di beni e la separazione di beni. Anche qua un po' la mentalità un po' dei nostri genitori, dei nostri passati è stato sempre quello che la comunione di beni è quando vuoi più bene al coniuge, la separazione perché magari gli vuoi bene ma magari non ti fidi. Purtroppo non è così, anzi è forse in certi casi il contrario. La separazione e la comunione di beni si attua nel momento in cui uno ha un'attività imprenditoriale dove c'è il rischio che trasmetta appunto dei rischi della propria attività al coniuge. Quindi se uno è un libero professionista, se uno è un imprenditore, ha un rischio azienda, è sicuramente più consigliabile una separazione di bene dove il creditore di un coniuge non può soddisfarsi sui beni dell'altro coniuge. Perché se invece c'è una comunione di beni, c'è il rischio che il creditore possa disfarsi del 50% dei beni della comunione, quindi intaccando anche quindi i beni dell'altro coniuge. Infatti mi trovo molte volte imprenditori che hanno conti correnti contestati con il coniuge, appunto, e altri che hanno magari hanno deciso la comunione di beni, ma dopo hanno i conti separati. Quindi magari spiego che le due cose magari non sono completamente in linea. Bene, affrontiamo adesso il tema del testamento. Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di testamenti, quando controllo anche l'ora, giusto per essere in linea con le tempistiche. Abbiamo testamento pubblico, testamento all'orafo, testamento segreto, tre tipologie. Qual è, secondo voi, quella che ha maggior valore? Non potete rispondere perché non avete l'audio, vi rispondo io. Tutte e tre hanno lo stesso, medesimo, identico valore. Indipendentemente quindi dalla forma, ha lo stesso, identico valore. Perché qua molti pensano che fare un testamento olografo, cioè scritto a mano, dopo vedere come si fa, vale meno rispetto a un testamento pubblico fatto davanti a un notaio. Non è così, hanno lo stesso medesimo valore. La differenza è che l'olografo è gratis, il pubblico bisogna pagare la parcella del notaio. Quindi, perché quando fare uno, quando fare l'altro? In base alla situazione familiare, in base al patrimonio, perché se ho una situazione dove ho alcune aziende, un patrimonio immobiliare vasto, una famiglia magari allargata o con parecchi figli, ho già una situazione di contrasti, di diciamo
non rapporti non perfettamente amichevoli all'interno della famiglia, all'interno dei tra genitori e figli, magari è meglio scrivere un testamento pubblico con un notaio dove c'è una minor un minor rischio di essere interpretato in maniera non corretta quanto messo per iscritto. Ma nel caso in cui ho una situazione molto chiara, molto semplice, rapporti buoni, un patrimonio immobiliare, finanziario abbastanza, comunque normale, diciamo, nella norma, un testamento all'ografo è sicuramente più che sufficiente. Io quello che consiglio è meglio fare un testamento all'ografo piuttosto che, come fanno la maggior parte, non fanno nulla. Questo di solito spiego. Ma come si fa un testamento all'ografo? Il testamento all'ografo ha tre requisiti fondamentali. Primo requisito, l'orografia, cioè deve essere scritto a mano, quindi non a macchina da scrivere, che tanto non esistono più, se non qualche scantinato o in garage, non scritto a computer, ma a penna, blu, rosso, verde, nera, non ha importanza, deve essere scritto a penna con la propria calligrafia su un pezzo di carta. Secondo punto, il documento deve essere firmato alla fine delle disposizioni e consiglio se sono più pagine su ogni pagina. Soprattutto, terzo, di importante, la datazione, cioè deve avere data certa. Il mio testamento scrivo mestre 2 maggio 2020. Perché se dopo a distanza di anni scrivo un altro testamento, ovviamente avrà una data postuma e quindi valerà quella che ha la data più ravvicinata ovviamente alla data della mia mancanza. Quindi la data è molto importante. Bene. Quindi abbiamo visto che il testamento è utile e dà la possibilità di risolvere tutta una serie di problematiche e, come abbiamo visto prima, quella riguarda la quota disponibile, destinarla magari al figlio più debole, in casi di particolari di separazione, divorzio o casi che non hanno figli, dandole alla persona che vogliamo, diciamo, dare maggior assistamento, vogliamo appunto destinare maggiormente a quella persona. E questo appunto lo possiamo fare perché abbiamo noi preso in mano la situazione e abbiamo noi deciso cosa scrivere e a chi destinare. Quello che consiglio sempre è di assegnare singoli beni a singoli eredi, perché se non attuiamo un testamento e quindi passa la legittima, è un caso molto, molto semplice ed è reale, papà di una mia cliente è venuto a mancare 2 anni fa qua a Mestre, 3 figlie femmine, ottimi rapporti, non aveva scritto alcun testamento, oltre a una quota finanziaria aveva 3 immobili, 2 a Mestre, 1 in montagna, cosa succede? Non avendo scritto nulla, le 3 figlie hanno ereditato il 33% di ciascun bene. Quindi se si tratta di beni mobili, cioè beni finanziari, si fa presto, se sono 90.000 euro, la banca dispone di 3 bonifici da 30.000 ai 3 IVA dei 3 eredi ed è molto semplice. I 3 immobili, i 2 di Mestre e quello di Montagna, ad oggi sono tutti e 3 cointestatari a tutte e 3 figlie, perché ognuna ha il 33% della proprietà di ciascuno dei 3 immobili. E questo sta creando, ad oggi non ci sono ancora legali, però sta creando tutta una serie di problematiche, perché dopo c'è una vuole vendere, una vuole affittare, una non sa cosa fare, una non dice ci penserò, e quindi sta creando tutta una serie di situazioni, quindi gli immobili sono fermi, non vengono affittati, non vengono venduti, intanto devono pagare i mutati, tari, tutto quello che ne consegue, quindi spese, non riescono a liberarsi di questo patrimonio immobiliare e la situazione si sta prolungando nel tempo. Se il papà
magari mi conosceva prima, e io purtroppo l'ho saputo solo dopo la sua morte. Mi conosceva prima, gli consigliavo semplicemente: hai tre figlie, hai tre immobili, bene, destina l'immobile A alla figlia 1, l'immobile B alla figlia 2, l'immobile C alla figlia 3. Dopo, se magari un immobile ha un minor valore commerciale rispetto agli altri, suggerisco solitamente magari di compensare con una parte del patrimonio finanziario, in modo tale che dopo tutti e tre gli eredi sono contenti perché hanno ciascuno un immobile e hanno una quota finanziaria che comunque complessivamente va a pareggiare con le altre sorelle. Cosa facevano dopo le sorelle? Ognuna poteva decidere di testa propria. Voleva vendere, voleva affittare, voleva andarsi a vivere. Lo faceva liberamente, senza dover chiedere permesso o avere l'assenso anche delle altre due sorelle. E questo avrebbe velocizzato tutta una serie di situazioni, tra cui una vendita e quant'altro. Bene. In Europa la tassazione è ben diversa rispetto all'Italia. Se vedete dalla tabella, le aliquote, sia per i parenti di una retta, sia l'aliquota massima, nel resto dell'Europa sono molto, molto più alte rispetto alle nostre. Possiamo dire che per ora l'Italia è un paradiso fiscale dal punto di vista successorio. Questo grazie alla legge ancora del 2001, tuttora vigente, dove le aliquote sono veramente molto, molto basse, ma oltre alle aliquote basse ci sono delle franchigie molto, molto elevate. Coniuge e figli e parenti di ricchezza addirittura hanno 1 milione di euro di franchigia a testa. Fratelli e sorelle, 100.000 euro di franchigia a testa. Solo gli altri parenti non hanno nessuna franchigia, però comunque hanno delle aliquote del 6-8%. Se uno eredita un immobile e ai requisiti di prima casa addirittura ha delle imposte veramente irrisorie di diritti fissi e basta, ma oggi è così, ma fino a quanto durerà questo paradiso idilliaco? Fino a quando il nostro governo, che ha un debito che soprattutto a causa di quello che sta accadendo negli ultimi mesi sta schizzando e crescendo in maniera esponenziale, dovrà in qualche modo, fra qualche mese magari, dover in qualche modo riattingere nelle tasse degli italiani per compensare tutto quello che sta erogando in questi mesi o che dovrà ancora erogare nei prossimi? C'è una legge, una proposta di legge, ferma in Parlamento, proposta dall'EU, partito di estrema sinistra, ancora dal 2015, dove non è che va a stravolgere, ma semplicemente a dimezzare le franchigie e a raddoppiare le aliquote. Quindi siamo tutto, cioè anche se dovesse passare questa legge, siamo ben distanti e molto ancora bassi rispetto a quello che è il resto dell'Europa. Però questo andrebbe comunque a modificare molte situazioni, cioè chi oggi non pagherebbe nulla, caso pratico, moglie più un figlio, quindi due persone, quindi due eredi, 2 milioni di euro di franchigia, se hanno uno o due case e degli strumenti finanziari e complessivamente rientrano nei 2 milioni, come ho spiegato prima, la tassazione è praticamente nulla, se non i diritti fissi per quanto riguarda gli immobili. Ma domani, anche una situazione molto semplice e quindi anche con importi non eccezionali, domani andrebbe a pagare qualcosa, cosa che oggi non è abituato a fare. E se invece chi oggi paga qualcosa andrà a pagare cifre nettamente superiori, perché con il dimezzamento delle franchigie e il raddoppio della aliquota, che addirittura parla di essere triplicate sopra i certi importi, andrebbe a pagare cifre decisamente sostanziose. Quindi io dico sempre che prevenire è meglio che curare, diceva anche un famoso spot di una marca di ufficio anni fa. E la tutela del patrimonio è un progetto che bisogna pianificare, programmare in maniera tranquilla, seria, in tempo, non trovarsi all'ultimo secondo a fare le cose di fretta, ma farle con i tempi ragionevoli,
con l'ausilio di un professionista, di un team di esperti, io ripeto, assieme a me lavorano altri professionisti, avvocati, commercialisti e notai, dando appunto un servizio completo, andando ad analizzare quella che è la situazione e scegliere, quindi consigliare gli strumenti più adatti in base se uno ha tanti immobili, se ha strumenti finanziari, se ha aziende o quote di società, perché in base alla situazione personale si va a delineare quali sono gli strumenti più adatti e corretti per rispondere alle sue esigenze e fare in modo che gli eredi vadano a pagare anche il meno possibile di tasse. Quindi adesso andiamo a vedere in maniera molto rapida, perché non voglio darvi troppe informazioni dettagliate, perché magari andremo a affrontare a livello personale se chi avrà piacere, e quindi andrò a spiegare quelle che magari sono le soluzioni e gli strumenti più corretti in base alla situazione personale. Ma vorrei dare una serie di flash su quelli che sono gli strumenti di protezione per il patrimonio mobiliare, quindi finanziario, polizze assicurative, il PIR, il fondo pensione e il patto di famiglia, e quelli che sono gli strumenti di protezione invece per il patrimonio magari immobiliare o aziendale, quindi fondi patrimoniali, atti di distrazione, donazioni e trust. Bene, velocemente, la polizza. Polizza vita sicuramente è lo strumento principe conosciuto da tutti, magari non sempre utilizzato correttamente, non sempre spiegato anche correttamente, che è dato con una serie di benefici e vantaggi come la riservatezza, la tutela del privacy del beneficiario, la totale esenzione di imposte di successione, la possibilità di destinare a una persona anche parte, quindi questa persona non paga alcun tipo di tasse, che dà tutta una serie di vantaggi, proprio questo è molto conosciuta e molto utilizzata. Importanti anche le temporanee caso morte, le famose polizze TCM, che vanno a tutelare la persona in caso di premorienza. Solitamente vengono consigliate a chi ha sottoscritto un mutuo e quindi a fronte dell'importo del debito, ad esempio del mutuo, sottoscrive una temporanea caso morte, perché se io sono principale, porta a casa a fine mese lo stipendio, sono principale titolare di reddito e io vengo a mancare, per evitare che dopo crei un danno magari alla moglie casalinga o ai figli, sottoscrivo una temporanea caso morte che mi va a tutelare, quindi se io vado a mancare, l'importo totale del debito residuo, magari anche qualche soldo in più, va ad annullare completamente e a estinguere il mutuo e lasciare andare dei soldi anche agli eredi che gli permettono di vivere fin tanto che la situazione non si riassesta. Altro strumento poco utilizzato perché mentalità rispetto anche al trascorso ci diamo tanta fiducia a quella che è la sanità pubblica e quindi tendiamo a non sottoscrivere strumenti per assicurarci magari a redditi vitalizi in caso di inabilità o malattia o per coprirsi da quello che è il rischio longevità, cioè il fatto di vivere troppi anni e avere bisogno magari ad una certa età magari di assistenza medica, assistenza sanitaria, di una badante. E quindi pensarci fino a giovane a accantonare i soldi e avere degli strumenti assicurativi che ci tutelano da questo punto di vista è sempre più importante e necessario, soprattutto in certe situazioni. Il PIR è il piano uguale risparmio, è uno strumento finanziario introdotto dalla legge bilancio 2017 che permetteva a chi sottoscriveva questi strumenti, che investivano principalmente in azioni e obbligazioni di aziende italiane, quindi è nato principalmente allora proprio per dare maggior crescita alle piccole e medie aziende italiane, quindi sviluppare l'economia italiana, dava la possibilità, investendo fino a un massimo di 30.000 e per un massimo di 5 anni, non solo al termine di 5 anni di non pagare il capital gain, cioè la tassazione sui probabili, mi auguro, guadagni dello strumento, ma dava anche l'esenzione dal punto di vista di tassazione per quanto riguarda la successione. Il fondo pensione. Il fondo pensione secondo me è uno strumento indispensabile, anche perché come la moto della terra si dà troppo, diciamo,
sicurezza alla sanità, il fondo pensione è lo strumento proprio tutelati da quello che riguarda un discorso di INPS e di previdenza erogata dallo Stato, che sarà sempre di più incerta o comunque sarà sempre di più di importi molto irrisori e bassi rispetto magari a quelle pregresse che sono abituati i nostri genitori. Quindi non è, però lo vedo come strumento non solo per integrare una propria pensione pubblica futura, ma perché è uno strumento integrabile, insequestrabile, da un notevole vantaggio fiscale perché è interamente deducibile fino ai 5.164 euro, ma anche perché l'importo che noi versiamo nel fondo pensione può essere destinato a un beneficiario qualsiasi, come la polizza vita, dove non ha alcun tipo di tassazione dal punto di vista successorio. Il patto di famiglia è un atto pubblico con cui l'imprenditore trasferisce le quote di una propria società, di una propria azienda, ai discendenti. Quello lo si fa assieme appunto alla collaborazione, non solo ovviamente la presenza di un notaio, perché è un atto pubblico, ma mettendo nella stessa sala anche tutti gli eredi, quindi la moglie, i figli e quant'altro, definendo da subito le regole di ingresso dei familiari e le regole per i successivi passaggi generazionali, in modo tale da dare continuità aziendale e preservare l'unità appunto della società. Per quanto riguarda appunto società ed immobili, ci sono tutta una serie di strumenti, tra cui il fondo patrimoniale, poco utilizzato perché è poco conosciuto, dove serve uno strumento dove il costituente deve esserci una famiglia, quindi o coniugi, coniugati, sposati quindi, o uno in unione civile grazie alla legge civile. Questo è il vincolo per poterlo costituire. Cosa serve? Serve proprio per destinare il patrimonio, che sia finanziario o immobiliare di beni registrati, per il soddisfacimento dei beni della famiglia. Ovviamente questo protegge dai creditori particolari, ma non dai creditori della famiglia, quindi l'erario e lo Stato. Quindi loro non pensa, magari quando una situazione è già di forte difficoltà, all'ultimo secondo di fare un fondo patrimoniale per magari evitare di pagare tasse o di risolvere questo tipo di problematica. Non funziona così, perché comunque ci sono dei periodi di latenza che viaggiano anche nell'arco di 12-24 mesi in base alle tipologie, e quindi comunque lo Stato può farsi rivalere anche se i beni sono all'interno di un fondo patrimoniale. L'altra destinazione è molto simile dal fondo patrimoniale, ma il vantaggio che non è necessario avere una famiglia, quindi dei coniugi, ma può essere costituito da qualsiasi persona, quindi anche un singolo, anche una coppia, non deve esserci il vincolo matrimoniale. La donazione. Bene. Che differenza c'è tra donazione e successione? Dal profilo sostanziale non c'è nessuna differenza, ma dal profilo fiscale c'è un'enorme differenza, perché l'atto di donazione si applica la fiscalità di oggi, cioè io oggi diretto da un notaio, perché la donazione viene fatta esclusivamente come atto pubblico, e si attua quindi la normativa vigente di oggi, quindi in base alle franchigie e alle tassazioni che oggi prevede la normativa attuale. La successione invece si applica in base al regime che ci sarà nel momento che io andrò a mancare. Quindi se io andrò a mancare fra 50 anni, io non so fra 50 anni che normativa ci sarà, se sarà diversa, migliore sicuramente no, sicuramente peggiore. Quindi questo è un aspetto importante da tenere, la donazione si applica la fiscalità di oggi, la successione del momento in cui ovviamente mancherà la persona che ha scritto il testamento o la legittima, se si fa la legittima. Alcune flash su alcune clausole che possono aiutare e che
la maggior parte delle persone non conoscono, sono cause che si possono inserire all'interno di una donazione. Ad esempio la riserva di usufrutto per mantenere il possesso del bene, cioè dono l'immobile ma mi riservo l'usufrutto. E la riserva di disporre, cioè con la possibilità di disporre di alcuni beni. E soprattutto il patto di irreversibilità, cioè il fatto che io dono, esempio, al figlio un immobile, ma col patto di irreversibilità. Cosa vuol dire? Non perché se il figlio mi fa lo sgambetto domani mattina lo indietro, ma nel caso in cui ad esempio il figlio dovesse venire a mancare, l'immobile ritorna in mia proprietà e quindi non va agli eredi del mio figlio, quindi magari alla nuora o ai figli del mio figlio, ma ritorna in mia proprietà e da quel di che posso decidere a mia volta cosa fare, come disporre e a chi ridonarlo o lasciarlo in successione. Un altro aspetto che anche questo voglio un attimino soffermarmi brevemente, il discorso dei bonifici. Purtroppo c'è sempre stata una non corretta utilizzo da parte di genitori, perché c'erano tutti quei controlli molto osservati che invece oggi ci sono nell'ambito finanziario. Oggi tutti i saldi al 31/12 delle banche vengono monitorati e l'Agenzia delle Entrate ha i saldi di tutte le posizioni di tutti i contribuenti italiani. Quindi se uno rispetto a un anno prima si trova una cifra considerevole in più nel conto, scatta magari un alert, perché l'Agenzia delle Entrate si chiede come mai questa persona rispetto a un anno fa o gli anni precedenti che aveva un certo tipo di reddito, un certo tipo di giacenza, improvvisamente si trova ad avere una cifra nettamente superiore. E per evitare questo è meglio effettuare una donazione fatta in maniera chiara attraverso, ovviamente per essere valida, un atto pubblico. Invece purtroppo, come dicevo prima in passato, molti genitori facevano bonifici anche di importi rilevanti, 150, 200, 300 mila euro, da un conto dei genitori al conto del figlio, senza preoccuparsi, senza fare un atto formale davanti a un notaio, per evitare magari la parcella del notaio di fare donazioni, intanto faccio il bonifico e il mio figlio con quei soldi si acquista la casa. Bene. Un bonifico di un importo rilevante, quindi la donazione non è altro che un passaggio di ricchezza da una persona a un'altra, fatta senza aver fatto anche un atto formale, quindi un atto pubblico, è una donazione nulla. Per essere valida deve essere fatto un atto formale. Diversa invece una donazione indiretta, cioè, esempio pratico, conto corrente, papà che fa un bonifico a un conto corrente intestato a papà e figlio, quindi cointestato, in questo caso è una donazione indiretta che è valida. Invece, come dicevo prima, conto del papà che fa un bonifico a un conto singolo del figlio, ripeto, è una donazione diretta. Dopodiché la normativa crea un po' di confusione su quello che riguarda gli importi di rilevanza e di valore, perché per me può essere magari già 100.000 un importo cospicuo e di rilevanza. Per uno che è milionario, bonificare 100.000 è come me fare un bonifico da 1.000 euro, quindi anche qua la normativa purtroppo non mette un tetto massimo a livello di importo, ma parla di importo rilevante o di modico valore, e questo purtroppo crea un po' di confusione, però in alcuni casi è inequivocabile che quando uno bonifica 150 o 200 mila euro, comunque in base alle situazioni finanziarie e reddituali di quella persona, risulta rilevante.
Il trust brevissimamente perché in Italia viene pressoché pochissimo utilizzato, molto più nei paesi anglosassoni, perché la nostra mentalità difficilmente è quella di spossessarsi completamente di una proprietà di un nostro bene. Col trust uno proprio si spossessa, il bene viene dato, si viene trasferito e gestito da un trustee che lo amministra e utilizza quel patrimonio per destinarlo e, a favore di beneficiari che io ho delineato e ho disposto. Le aziende, la stragrande maggioranza delle aziende italiane, ma ripeto, molto di più, sono a conduzione familiare e più della metà al vertice hanno un imprenditore di età di pensione. Questo è un aspetto secondo me da non sottovalutare. C'è una tendenza dei nostri imprenditori, soprattutto parlo qua nel Veneto, che l'azienda la considerano come un figlio, non lo vogliono mollare fino all'ultimo giorno della propria vita e non vogliono, diciamo, trasferirle ai figli, perché anche il figlio che magari ha 40-50 anni non lo considerano abbastanza preparato o maturo. Questo può creare tutta una serie di problemi. Infatti in Italia statisticamente solo il 50% supera la seconda generazione e solamente il 15% supera la terza generazione. E questo proprio perché non viene pianificato correttamente e fatto un'analisi di trasferimento dell'azienda per i posteri. Nel libro ci sono, oltre a tutta una serie di casi, di personaggi simpatici e famosi che non hanno correttamente pianificato o hanno pianificato parzialmente con la successione, creando una serie di problematiche agli eredi, e oltre a raccontare un po' quello che mi è accaduto, do anche un suggerimento di come avrebbero potuto in maniera magari semplice aver risolto il problema se magari mi conoscevano prima. Ma soprattutto ci sono anche tutta una serie di casi di personaggi invece famosi e di aziende che hanno superato correttamente e da decenni, se non da secoli, continuano e trasferiscono la propria azienda da nonna a padre, da padre a figlio, da figlio a nipote e così via. Prima di lasciarvi volevo fare tre esempi scolastici chiari, giusto per rendere ancora più chiare le questioni e magari alcuni di voi magari si possono ritrovare in questi casi. Bene, la tutela del patrimonio della famiglia di fatto. Antonio, dirigente d'azienda, 55 anni, convive, non è coniugato, convive da 15 anni con la sua compagna Anna. Hanno un figlio di 12 anni, Federico, vivono in un appartamento a Venezia al valore di 800.000 euro, di cui l'unica proprietà è di Antonio, e più Antonio è titolare di una posizione finanziaria attraverso una banca di circa 400.000 euro. Antonio non vuole sposarsi, è un suo diritto, però vuole tutelare il figlio e la compagna. Cosa potrebbe fare Antonio? Bene, allora, vorrei chiarire che non esiste una soluzione per tutti, una soluzione unica. Possono esserci più soluzioni. Quella che ho individuato in questo caso, perché tra l'altro è un caso di un mio cliente di Venezia, che non si chiama Antonio, però ho cambiato i nomi, però il caso è molto simile, la soluzione che mi è stata data è quella. Antonio dona, anzi ha già donato, la nuda proprietà dell'immobile, rinforzando il suo diritto di usufrutto e esercitando anche la riserva di disporre. Quindi, se un domani non convive più con Anna perché ci litiga e Anna va via, l'immobile ritorna di sua proprietà. Sottoscrive una temporanea caso morte con beneficiaria Anna e un fondo pensione con beneficiaria Anna, in modo tale Anna, attraverso la temporanea caso morte, attraverso il fondo pensione, se dovesse mancare Antonio, riceve queste somme di denaro interamente in totale esenzione d'imposta, non paga un euro di tasse. Per quanto riguarda il figlio, il suo patrimonio, inserisce la cifra all'interno di una polizza vita con beneficiario Federico
e in più lascia un testamento olografo con vincolo di destinazione dell'immobile a favore del figlio, rendendolo così inalienabile fin tanto che Federico non avrà raggiunto la propria indipendenza economica. Secondo caso, la tutela della famiglia allargata. Anche qua sempre più casi di persone simili mi trovo a gestire e a incontrare. Luigi, libero professionista, 60 anni, divorziato senza figli, vive con la nuova compagna Natasha, non è sicuramente veneta, è più giovane di lui e già madre di due figlie, Svetlana e Veronica. Allora, le donne dopo il primo matrimonio, nella stragrande maggioranza, non si risposano. Gli uomini invece solitamente si risposano e ci sono due categorie di uomini. Una parte sceglie l'area est, una parte sceglie l'area calda, diciamo, del Sud America, Caraibi e giù di là. Tra poco questa è più o meno la situazione a livello statistico. Tornando all'esempio, loro vivono in un appartamento a Padova del valore di 400.000 euro, di cui lui è l'unico proprietario, è inoltre titolare di una posizione finanziaria di circa 200.000 euro. Luigi vuole tutelare Natasha, ma non vuole che l'immobile vada alle figlie, con cui ha un rapporto molto conflittuale. Anche qua, una soluzione abbastanza simile all'altra, Luigi dona la nuova proprietà a Natasha, con sempre quel patto di reversibilità. Se Natasha dovesse venire a mancare, ritorna in possesso dell'immobile e lo va a destinare a chi decide lui. E per quanto riguarda la parte finanziaria, la inserisce all'interno di una polizza vita con beneficiare a lei in modo tale che eredita quella cifra solo appunto la moglie. Ultimo caso prima di lasciarsi, la tutela della famiglia in crisi. Giovanni e Maria sono sposati in comunione dei beni, però purtroppo ultimamente sono in profonda crisi. Si sono già separati, non ancora divorziati però, separati da poco. Hanno un figlio, Salvatore, 10 anni, vive in un appartamento a Marcon, per valore di 100.000 euro, acquistato insieme. E purtroppo Maria ha ricevuto, cioè ha avuto due notizie. Uno che è mancato il papà, che gli ha permesso di ereditare una cifra considerevole sia a livello di finanziario, sia di un immobile di Padova Venezia di oltre circa 1 milione di euro. Ma purtroppo ha avuto anche una brutta notizia, cioè ha voluto riscontrare avere una malattia molto grave e quindi è una situazione dove vuole prima possibile risolvere la situazione cercando di tutelare maggiormente il figlio e minor possibile al marito al di là di quella che è la quota che gli spetta dalla legge. Fin tanto che ovviamente non ci sarà un atto di divorzio, perché questo è questo lasso temporale che sono separati ma non ancora divorziati. Infatti, come ho spiegato già prima, con il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Quindi fin tanto c'è la sentenza di divorzio, non eredita normalmente. E quindi, tramite un semplice testamento olografo, Maria lascia l'usufrutto dell'immobile al figlio. La nuda proprietà al marito, perché comunque, essendo coniuge, ha comunque diritto a una quota di legittima, con l'obiettivo che dopo il marito, quando mancherà lui, lascerà al figlio e la nuda proprietà si unirà all'usufrutto, quindi il figlio diventerà un unico con la piena proprietà dell'immobile. E più stipula una polizza vita con la cifra che ha a disposizione a beneficio del figlio. Bene, vi lascio con una frase, ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli, le radici, cioè le nostre tradizioni, il nostro passato, la nostra esperienza, ma anche le ali che rappresenta il futuro. Vi ringrazio, vi saluto, adesso chiudo la registrazione.